prenderai i punti se vincerai, cioè. Ragazzi, ho un dubbio e lo voglio condividere con voi subito. In merito ai fatti ucraini, ho il timore che gli americani, che gestiscono, abbiano adoperato la stessa strategia e metodologia per fare la guerra a Hitler. In buona sostanza, cosa stanno facendo con Putin? Stanno pagando un ebreo ucraino, Grillino, che faceva, tra virgolette, il Grande Fratello in Ucraina, per muovere guerra a un paese, quindi già andare contro un principio che dovrebbe regolare la civiltà umana, la pace, no? Ecco, invece no, vanno a fare la guerra. Dicono, mamma mia, ha invaso. E allora il sentimento cristiano del porgere l'altra guancia, dove lo mettiamo? Come vedete, in buona sostanza, quello che stanno facendo gli americani è solo allestire una nuova guerra in Europa per distruggerci e per poi probabilmente, grazie a dei politici corrotti e massoni, rifarci indebitare più di quanto già lo siamo, di quanto lo siamo stati o di quanto lo saremo. È un cane che si morde la coda. Sono i massoni, vanno estromessi dalle istituzioni, è un principio giuridico molto basilare. Se tu giuri a una cricca di figli di puttana, amici tuoi, che avete modo di fare, saper fare dei cerchi col compasso, ma non squirtare quelle cagne che poi vi sgravano figli, che come la Camera dei Deputati chiedete il test del DNA, ebbene non dovreste stare nelle istituzioni, perché chi giura fedeltà alla patria deve vivere solo per la patria e l'amor di patria, avere il senso dello Stato, come Falcone, come Borsellino, come Pio La Torre, come tutti quegli eroi che sono caduti sul campo per la mafia. Invece oggi vediamo gli amici di quegli assassini criminali, come lo erano Buscetta, Riina, i Badalamenti e quant'altro, stare alla Camera dei Deputati e al Parlamento e fare le leggi. Io credo che oggigiorno questa azione che voglio condurre come tenente veterano in congedo, e che ripeto, non era mio interesse, io mi stavo facendo i cazzi miei fino al 2021. Poi un giorno è venuto nel 2020 un coglione inesperto e mi ha chiuso la possibilità di sopravvivere con una restrizione del cazzo per un raffreddore che tra l'altro ha fatto sì che si generassero 240.000 morti solo nella regione Lombardia, la mancata zona rossa e il focolaio di coronavirus del mondo. In buona sostanza noi siamo nelle mani di incompetenti, ignoranti, incapaci, forse dei fidena mignotta che lo fanno tutto quanto apposta, perché poi è un caso che arriva il virus, il figlio di Berlusconi becca 2 milioni di euro per l'app Immuni. Arriva, ad esempio, che ne so, adesso, arriverà in Toscana, dove è successo, poverino, in Emilia, sta alluvione. Scommettete che le cooperative di Bombaccini e le cooperative vicine alla Meloni adesso avranno in appalto i lavori per il ripristino. Ripristino di che cosa? Breve sketch sull'Emilia, non de toglie l'acqua perché hanno bloccato pure l'Angeli del Fango, perché altrimenti se toglieva nel fango dopo 7 giorni che cosa si solidificava a bloccare le strade dell'Emilia, che poi sarebbe costato 100 volte tanto da pagare e da contribuire alle loro cooperative. È un cane che si morde la coda, viviamo un sistema e un modello mafioso all'interno del quale la magistratura è l'ultima chance che il popolo ha. Viceversa poi, se non c'è chi è in grado di giudicare, toccherà al popolo essere sovrano e fare giustizia. Per questo io ritengo, come influencer Ciaurino, di volerti soltanto ricordare che se sei sovrano non è soltanto perché lo sei sulla carta, ma perché dovresti avere tutti quei diritti che questi figli di puttana non ti danno, che ti fanno esserlo e sentirlo pure. Io me li prendo i diritti ogni mattina, sputo in faccia ai politici ladri e non me ne frega un cazzo di niente e di nessuno. E l'hanno voluto loro, perché ripeto, io mi stavo facendo i cazzi miei. Sono venuti loro con un lockdown a bloccare la vita tua, a non darti la possibilità di lavorare se non ti vaccinavi, a non darti la possibilità di respirare e di poter condurre rapporti sociali con gli altri. Ti hanno escluso e poi ti parlano di quei figli di puttana che nel 39 hanno messo in campi di lavoro in Germania. Mi sono rotto i coglioni e parlo da comunista candidato 4 volte al Comune 2, una alla Camera e una alla Regione. Ci hanno preso per il culo, compagni, con lo stalinismo del cazzo che è semplicemente un modello di asservimento al capitalismo americano. E oggi lo stiamo vedendo, ancora oggi conducono, come ai tempi dei nostri nonni, una guerra per la divisione del mondo per farsi solo i cazzi loro e romperci a noi i coglioni. Io non ci sto. Ciao Rinoclub.it. Aderisci, diventa uomo, cazzo.